Buongiorno, come vi sentite oggi? Innamorati? Benissimo, oggi parleremo d'amore. Con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti. L'affetto, amo mia mamma, amo mio figlio. L'attrazione, l'attaccamento per una persona, anche per le cose. Oppure le virtù umane, la gentilezza, la compassione, la vicinanza disinteressata, la religione. Ecco, una tale ampiezza di significati può rendere particolarmente difficoltoso definire in modo univoco e certo l'amore. Nell'ambito della psicologia, filosofia, religione e nelle arti, esso è un bisogno fisiologico. Le manifestazioni di amore possono essere tantissime: amore di sé, amore incondizionato, amore filiale, fraterno, l'amicizia, l'amore romantico, l'amore sessuale, l'amore platonico, l'amore per la natura, l'amore di qualcosa di astratto o inanimato, l'amore per Dio, l'universale, l'amore universale. Ecco, vorremmo chiudere questa puntata dedicandovi una canzone d'amore. Ne abbiamo milioni di canzoni d'amore, ma questa volta le sceglierete voi. La votazione è già iniziata e fra pochi secondi mi comunicheranno i risultati. Perfetto, ecco i risultati. Allora, il 90% dei votanti ha scelto l'emozione non a voce di Celentano. Totale dei votanti 5. Come 5, vabbè, stiamo migliorando. Arrivederci e vi lascio con questo contributo della canzone che voi avete scelto. Alla prossima puntata, ciao. Io non so parlare d'amore, il sottoscritto non ha voce e mi manca la parola se mi aiuti con la reclame. La mia anima si spande come cotiche e lenticchie, poi la voglia sai mi prende e si accende con i tacci tuoi. E l'emozione nanani. Che figura di merda.